Oggi si parla appunto della memoria di Falcone. Cosa devono fare i giovani oggi per combattere la mafia? Ma guarda, appunto, l'importanza della memoria è che non basta ricordare, bisogna far sì che tutto quello che è successo diventi patrimonio comune, proprio per evitare il rischio che possa mai più ripetersi qualcosa del genere. I giovani devono soprattutto imparare ad essere presenti, a manifestare tutti i diritti della loro cittadinanza, che sia veramente una cittadinanza attiva e responsabile. Cosa risponde a quei politici che avevano avanzato questo disegno di legge per dimezzare le pene? Guardi, intanto credo che la proposta sia stata ritirata, ma insomma, è una proposta veramente della quale non varrebbe, il fatto di averla pensata. Non varrebbe nemmeno la pena di parlare, sarebbe stato un segnale devastante nei riguardi di un'azione seria di lotta alla mafia. Francesco Forgione, quest'oggi è una giornata simbolica appunto per il ricordo di Falcone. Sì, non solo simbolica, noi abbiamo il dovere della memoria. Per continuare a far vivere nella coscienza civile e democratica del Paese lo strappo che hanno rappresentato le stragi, la violenza esercitata sulla società, ma abbiamo anche il dovere di non trasformare questa giornata in un rito da ripetere stancamente ogni anno, ma di parlare anche attraverso le giovani generazioni ad una politica che continua ad essere sorda, ad una politica che continua a cercare punti di collusione e di scambio. Se penso che solo 3 giorni fa abbiamo dovuto bloccare il tentativo di dimezzare le pene per il reato di concorso. Appunto, volevo appunto chiedere il suo punto di vista. In associazione mafiosa non solo, ma dimezzando le pene si determinava un'altra conseguenza, l'impedimento dell'uso delle intercettazioni telefoniche nelle indagini che sono previste per le pene. Si ritorna alle leggi ad personam. Ma guardi, le leggi ad personam, anche questa è una mistificazione, perché si fa la legge che vale per uno ad personam, ma poi, come ci dicono diciamo, i classici, la legge è generale ed astratta, quindi valgono per tutti. E allora l'aver pensato di depositare quella legge a 2 giorni dall'anniversario della strage di Capaci è stata un'offesa alla democrazia, un'offesa alla coscienza civile del Paese, un'offesa a queste migliaia di giovani che hanno il diritto, anche con la manifestazione di oggi rivendicandolo, di vivere in un Paese dove le mafie non sono egemoni e dove la politica è ripulita da tutti i rapporti con le organizzazioni criminali, ma anche da tutte le logiche della corruzione che l'hanno resa una cosa sporca negli ultimi decenni.